Magdi Allam, lei poco fa ha detto praticamente che il nostro nemico è l'Islam, e però ha anche aggiunto sarebbe un'idiozia fare la guerra ai musulmani. Quindi il nostro nemico lo alleviamo in casa, come possiamo difenderci? Allora, io vorrei chiarire che dobbiamo sempre distinguere tra la dimensione delle persone e la dimensione della religione o delle idee o di una ideologia. Le persone vanno sempre rispettate, perché le persone sono tutte depositarie di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà, e i musulmani come persone, al pari di qualsiasi altro cittadino italiano, devono essere valutati sulla base delle loro azioni. Il nostro è uno stato di diritto che si fonda sulla responsabilità individuale. Detto questo, noi dobbiamo utilizzare la ragione per entrare nel merito dei contenuti dell'Islam come religione e prendere atto che ciò che Allah prescrive nel Corano, ciò che ha detto e ciò che ha fatto Maometto, è del tutto incompatibile con le leggi laiche dello Stato, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori che sostanziano la nostra civiltà, a partire dalla sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta individuale. Quindi nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, che devono essere trattati né più e né meno come vengono trattati tutti gli italiani, dobbiamo però prendere atto che l'Islam è una realtà incompatibile. Ecco, lei tra l'altro lo dice da sempre che non esiste un Islam moderato, giusto? I musulmani come persone possono essere moderati, e io lo sono stato per 56 anni. L'Islam come religione, inteso come ciò che Allah prescrive nel Corano e soprattutto ciò che ha detto e ciò che ha fatto Maometto, che mi limito a dire non è stato un sant'uomo, non sono moderati. Ecco, lei ha criticato molto l'atteggiamento della Chiesa, perlomeno degli ultimi anni, degli ultimi 50 anni, ha citato Paolo VI, no? Da Paolo VI in poi le cose sono cambiate. Che cosa imputa alla Chiesa cattolica? Per 1400 anni la Chiesa, i padri, i santi della Chiesa hanno sempre condannato l'Islam come religione, hanno sempre condannato il Corano, hanno condannato Maometto, e solo a partire da un documento del 1965, Nostra Aetate, firmato da Paolo VI, che si avvia un processo di relativismo religioso, affermando che ci sono barlumi di verità nelle varie religioni che vanno apprezzati, e affermando la comune discendenza dei cristiani e dei musulmani, e al pari degli ebrei, da Abramo. Ebbene, è tutto assolutamente infondato, perché non c'è nulla in comune tra il Dio Padre, il Dio dell'amore cristiano, e l'Allah coranico. Soprattutto non c'è nulla in comune tra Gesù Cristo, che non ha mai ucciso nessuno, e Maometto, che è stato invece un guerriero che ha combattuto, che ha ucciso e che ha personalmente sgozzato e decapitato i nemici dell'Islam. Quindi io sono preoccupato nel momento in cui la Chiesa, soprattutto con l'attuale Papa Francesco, ha legittimato l'Islam come religione, che è cosa diversa dall'amare il prossimo, dal doveroso amore anche dei musulmani come persone. L'errore è quello di sovrapporre in modo automatico e acritico la dimensione della persona con la dimensione della religione, ritenendo che per amare cristianamente i musulmani come persone si debba acriticamente, automaticamente legittimare l'Islam come religione, a prescindere dai suoi contenuti, così come sono fortemente perplesso dall'enfasi riposta da Papa Francesco sulla cosiddetta accoglienza, trattando la gran parte dei giovanotti che vengono accolti in Europa di musulmani. Quindi sono lo strumento umano che accelera l'islamizzazione demografica dell'Europa, di un'Europa decadente, di un'Europa scristianizzata, di un'Europa che non ha più né la certezza né l'orgoglio delle proprie radici cristiane. Lei in questo senso ha anche un po' legittimato chi costruisce i muri, giusto?
No, i muri no, io no, non sono da costruire, i muri ci sono. Le mura del Vaticano, sì, che ci sono dall'847, furono costruite da Papa Leone IV per prevenire nuove invasioni islamiche. Ce n'erano già state due nell'830 e nell'846. Per due volte la Basilica di San Pietro fu saccheggiata dagli islamici. Quelle mura sono quelle che hanno salvato la Chiesa dalle invasioni islamiche. Bisogna conoscere la storia, e i ponti ci sono ugualmente sempre stati e sono serviti gli uni le mura per bloccare il nemico, i ponti per far entrare l'amico. Mura e ponti non sono mai stati in contrapposizione, ma sono state parte integrante di una stessa realtà. Un'ultima cosa, arrivando ai giorni nostri, Magdi Alam, lei prima ha criticato anche questa legge, vorrebbe essere una legge dello ius soli. Le chiedo perché non è giusto approvarla. La nuova proposta sulla cittadinanza, denominata ius soli, che sottintenderebbe la concessione automatica della cittadinanza a chi nasce in territorio italiano, è sbagliata sia perché contempla l'automatismo della concessione della cittadinanza, sia perché si fonda su parametri quantitativi legati cioè agli anni o della residenza dei genitori del neonato che nasce in Italia o del compimento di un ciclo di studi di 5 anni in territorio italiano. La cittadinanza non è un pezzo di carta che si può accordare sulla base di parametri quantitativi. La cittadinanza non è un diritto di per sé. La cittadinanza è una scelta di vita che deve essere voluta, deve essere richiesta, deve essere conquistata, deve essere meritata sulla base dell'ottemperanza di parametri qualitativi che si sostanziano nella conoscenza adeguata della lingua italiana, nel rispetto e nell'apprezzamento della cultura italiana, nella condivisione della civiltà italiana, nel concepire l'Italia come la patria che si ama e nell'operare concretamente per il bene degli italiani. Nel momento in cui sussiste questa realtà, per me quello è un cittadino italiano a pieno merito, ma la cittadinanza non deve essere però abbinata ad altre cittadinanze di paesi che disconoscono, che violano i diritti fondamentali della persona, deve quindi essere esclusiva, la scelta dell'Italia come propria patria deve essere esclusiva e deve essere irrevocabile. Il giorno in cui dovessimo prendere atto che di fatto quel cittadino si comporta in modo contrastante rispetto a leggi, regole e valori, la cittadinanza gli deve essere revocata. Grazie Magdi Alam. Grazie a voi.